Frontale tra auto e camion, 51enne di Mondolfo portato al Bufalini di Cesena. A Fano un'anziana è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. Scuola e obbligo del Green Pass. Nelle Marche sono tornati in classe 200.000 studenti, mascherina sul volto e in presenza al 100%. A Cucurano di Fano il taglio del nastro per la nuova scuola elementare. Caos trasporto scolastico. Dopo il forfè della Tundo, la regione passa alla querela. Con le Almetauro la gestione del servizio è affidata a un'altra ditta. Da domani attivi 5 pulmini su 8. Grande festa Calcinelli di Colli Almetauro per l'insediamento del nuovo parroco Don Matteo Pucci. Guiderà per 9 anni la parrocchia Santa Croce. Emissioni di CO2 e cambiamenti climatici. L'esperto di finanza sostenibile Fabio Cappa sarà a Fano questa sera all'ex chiesa del Gonfalone. Non abbiamo più tempo da perdere, ha detto, gli eventi estremi saranno sempre più frequenti. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il telegiornale con un incidente avvenuto questa mattina nella circonvallazione tra Gabicce e Cattolica, dove si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e un camion. Il conducente della vettura, un 51enne di Mondolfo, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. L'uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato dall'eliambulanza al Bufalini di Cesena. E a Fano invece è stata investita una donna di 78 anni, accaduto questa mattina intorno alle 10 lungo via Roma. Secondo i rilievi svolti dalla polizia locale, una Ford Focus condotta da una 24enne con una neonata a bordo stava percorrendo via Roma verso il centro città. Quando è arrivata all'altezza del distributore, esso ha investito l'anziana che stava attraversando la strada a piedi, conducendo a mano la sua bicicletta. A seguito dell'urto, la donna, che ha riportato alcune lesioni, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Santa Croce. Il suono della prima campanella ha dato il via oggi al nuovo anno scolastico, anche questo accompagnato dalla pandemia, ma con una novità, il Green Pass. Letizia Marchionni ha accolto il parere dei fanesi, che sono tutti d'accordo con le nuove disposizioni imposte dal governo. Scuola, si riparte. Oggi migliaia di studenti sono tornati ad animare i corridoi e le classi rimasti deserti per tanti mesi, troppi a causa dell'emergenza sanitaria. Alle 8 di questa mattina, alla primaria Fabio Tombari di Bellocchi di Fano, tanti sono stati gli alunni che si sono affrettati ad entrare. Gli sguardi sorridenti da sotto le mascherine, a cui i bambini sembra non facciano più nemmeno caso. Le mani dei più piccoli strette a quelle dei genitori, mentre altri ormai esperti si sono avviati in modo deciso verso l'ingresso. Una nuova ripartenza con la pandemia ben lungi dal terminare, ma se il distanziamento, gli orari di ingresso scaglionati e tutte le regole anti-Covid che rimangono in vigore sono ormai ben salde nella routine di bambini e docenti, la novità assoluta di quest'anno è l'ingresso nelle scuole del Green Pass. Da decreto, infatti, l'obbligo di esibire la certificazione verde per entrare nel plesso non riguarda solamente il personale docente e gli operatori, ma anche i genitori e i familiari che accompagnano i figli a scuola e non solo. Tanti sono i fanesi che si sono mostrati d'accordo con la nuova disposizione. Serve per tutelare tutti quanti sostanzialmente. Da bambini abbiamo fatto tutti i vaccini, nessuno si lamentava, quindi è anche una forma di rispetto verso gli altri. Ci siamo vaccinati, dimostriamo che ci siamo vaccinati e superiamo questo periodo. Sono d'accordo, secondo me è necessario per garantire la sicurezza un po' di tutti, quindi io sono d'accordo. Lei ha il Green Pass, questa mattina è stato chiesto? Non è stato chiesto, io comunque ce l'ho, però no, non è stato chiesto anche perché non entriamo dentro la scuola. Io lavoro nell'ambito scolastico, quindi sono molto favorevole, che la scuola è comunque un ambiente molto eterogeneo e va protetto. È un segno di civiltà e la gente si deve adeguare. Che piaccia o non piaccia è una regola importante, quindi è bene che la gente si adegui a questa nuova normativa. Si tratta di convivere per essere tutti più sicuri, quindi se il Green Pass serve sono favorevole. A lei invece è mai stato chiesto anche per accompagnare il suo? No, qui a scuola no, ancora poi siamo all'aperto, voglio dire, poi i genitori all'interno della scuola non entrano, quindi io non penso che venga richiesto all'interno della scuola ai genitori, voglio dire, non ci permettono di entrare a scuola. Il Green Pass verrà chiesto ai genitori e familiari all'ingresso della struttura, non solo per accompagnare o riprendere il proprio
mio figlio, ma anche per partecipare a riunioni e colloqui. Senza non è possibile entrare. La questione non ci tocca, hanno spiegato alcuni genitori, sono tutte pratiche che svolgiamo online. Le riunioni per adesso sono tutte online, non sono in presenza, come colloqui. Poi se in un futuro saranno in presenza, penso che adotteranno le misure restrittive con il distanziamento. Tutte le riunioni che abbiamo fatto, che poi sostanzialmente sono state due, e sono state in modalità online. Il Green Pass in mattinata è stato chiesto? No, all'entrata no. Comunque non abbiamo avuto accesso alla scuola. Ci è stato detto prima che non potevamo accedere proprio per questioni di assembramento. Ma io sinceramente sono d'accordo, perché per tutti i bambini che sono sempre raggruppati, quindi faticano anche a stare magari distanziati, e quindi penso che noi genitori dobbiamo in qualche maniera dare l'esempio, ecco. E parliamo di trasporto scolastico, perché nel primo giorno di scuola il forfè della Tundo, l'azienda che ha acquisito numerosi appalti tramite il SUAM, la stazione unica appaltante della Regione Marche, non ha effettuato servizio in ben 22 comuni, tra cui Colli al Metauro. L'amministrazione comunale oggi ci ha fatto sapere che ha provveduto ad affidare con una procedura d'urgenza la gestione del servizio ad un'altra ditta. Quindi da domani verranno ripristinate le linee 3, 4, 5, 6 e 7, mentre entro lunedì prossimo verranno riattivate anche le restanti. Inoltre ci hanno specificato che i comuni erano all'oscuro di tutto, ben 4 almeno, tant'è che ieri mattina avevano convocato gli autisti per sottoscrivere il contratto di lavoro. Nonostante le difficoltà, in meno di 24 ore gli uffici del comune di Colli al Metauro sono riusciti a trovare soluzioni alternative a beneficio di oltre 800 studenti che ogni giorno utilizzano i pulmini per recarsi a scuola. La regione si è attivata per una querela presso la Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. E sull'argomento sono intervenute le organizzazioni sindacali che avevano segnalato già da tempo i problemi di gestione che hanno riguardato anche il tema del pagamento degli stipendi. Ora chiedono con la massima urgenza un nuovo tavolo di confronto per trovare soluzioni idonee a garantire ai cittadini il massimo dell'efficienza in un servizio essenziale al corretto svolgimento delle lezioni e alla garanzia di un diritto, quello all'istruzione pubblica. D'altra parte, Confartigianato ha confermato la disponibilità delle imprese di trasporto a valutare eventuali richieste di collaborazione sia direttamente che facendo sistema con le aziende del trasporto pubblico locale oppure di noleggio. Le imprese del territorio, ha dichiarato il segretario Gilberto Gasparoni, a differenza di quelle che provengono da fuori regione, ci mettono sempre la faccia e difficilmente terrebbero un comportamento come questo. E oggi 200 bambini hanno fatto il loro primo ingresso nella nuova scuola di Cucurano Carrara. Il plesso, costato 5 milioni di euro, è stato inaugurato questa mattina dall'amministrazione comunale di Fano. La nuova scuola di Cucurano è fantastica, bella, molto spaziosa e moderna, e siamo sicuri che tutti insieme noi ci staremo molto bene. Sulle note del brano del docente e cantautore fanese Davide Grilli, i piccoli alunni hanno raggiunto la nuova scuola primaria di Cucurano. La struttura, che sorge in via Dubček, ha visto un investimento di circa 5 milioni di euro da parte del comune di Fano. Viva la scuola! 10 classi, 5 laboratori, una palestra con spogliatoi, docce, infermeria e una tribuna estraibile per 50 spettatori e poi una serie di spazi interni ed esterni. Innovativi anche gli arredi per un importo complessivo di 200.000 euro, dai banchi componibili alle smart TV al posto delle lavagne, fino alle semplici scrivanie che sostituiscono le cattedre per superare il metodo dell'insegnamento frontale. Questa mattina, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, dopo i saluti istituzionali, è stato tagliato il nastro tricolore dal sindaco di Fano Massimo Seri. Perfetto. È una bella giornata, perché quando si inaugura una struttura lo è sempre, significa che c'è progresso e si cresce, ma soprattutto è una bella giornata perché inauguriamo questa scuola moderna, bella, con spazi adeguati, con strutture all'avanguardia che consentiranno di fare della didattica nel miglior modo. Quindi è una bella risposta a questo quartiere, ma ai ragazzi che la frequenteranno. Ora nell'ex scuola elementare tra poche settimane partirà un nuovo cantiere con altri 200.000 euro. Il comune interverrà sulla struttura che accoglierà la scuola dell'infanzia statale di Cucurano. Altri lavori sono previsti di fianco al plesso inaugurato oggi. Nel terreno limitrofo sorgerà un polo dell'infanzia con 3 sezioni del nido e la mensa. Sono già pronti sia il progetto che le risorse.
Questo è un percorso che inizia nel luglio 2014, quindi è stato uno dei primi atti importanti dell'amministrazione comunale del sindaco Seri, una soluzione che non solo ci permette di ottimizzare e migliorare il quadro dell'edilizia scolastica cittadina, ma anche di rivisitare complessivamente l'articolazione dell'offerta educativa e formativa nella nostra città. Mancano gli ultimi dettagli, ad esempio la strada di collegamento? Sì, su questo il Comune avvierà adesso la progettazione per poter congiungere via Dubček con un nuovo diciamo così, sbocco direttamente sulla Flaminia, che è essenziale. Nel frattempo abbiamo organizzato comunque la viabilità d'ingresso, non solo con ovviamente la segnaletica orizzontale e verticale, ma anche con un presidio della Polizia Locale e della Protezione Civile, che consentirà una gestione al massimo razionale di quelli che sono gli spazi ovviamente oggi a disposizione. Alla cerimonia sono intervenuti anche la dirigente Silvia Faggi Grigioni, che ha parlato di un sogno diventato realtà, e il vescovo della diocesi di Fano Armando Trasarti. Sua eccellenza, riprendendo un detto africano, ha ricordato che per educare un bambino è necessario un villaggio. E quindi è giusto partire dalla struttura, ma sono fondamentali le famiglie, gli insegnanti e una città che se ne prenda cura. L'educazione con partecipazione e con responsabilità. Non sono mancati gli auguri di buon anno scolastico anche da parte del primo cittadino. La scuola va vissuta anche nella socialità e ho augurato loro di vivere questo anno scolastico con la giusta leggerezza, ma con tanta curiosità, sapendo che da adulti questi ricordi rimarranno indelebili, ma soprattutto il percorso formativo è la più grande forza che ognuno di noi può avere. E la conoscenza e la sapienza ci rende autonomi e più forti. Ecco, l'augurio è questo: viviamo la scuola con quella leggerezza, con quella socialità, ma con tanta curiosità. A Pesaro invece il sindaco Matteo Ricci ha fatto un tour negli istituti insieme agli assessori Belloni e Ceccarelli. C'era tanta emozione, ha commentato il primo cittadino. Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia e a rispettare le regole, come l'uso del Green Pass, perché vogliamo che i ragazzi frequentino la scuola in presenza per tutto l'anno e che vivano al massimo, insieme ad amici ed insegnanti, le relazioni sociali. Molto dipenderà anche da noi adulti. La visita nelle scuole è stata l'occasione per fare un in bocca al lupo a studenti e personale scolastico, ma anche per fare il punto sui lavori eseguiti nei plessi della città. E a rivolgere un saluto al mondo della scuola è stata anche l'assessore all'istruzione della Regione Marche, Giorgia Latini. Finalmente si ritorna a scuola e faremo di tutto affinché rimanga la presenza in aula. Inizia così il videomessaggio che l'assessore regionale all'istruzione Giorgia Latini ha inviato in occasione della ripartenza. Consapevole dell'importanza del contatto con le insegnanti e i compagni di classe, abbiamo messo in atto, ha ricordato, tutte le azioni più significative, a partire dagli impianti di aerazione, affinché non si torni alle chiusure a causa della pandemia. Tantissimi istituti hanno partecipato e sono arrivati fondi importanti dal punto di vista regionale. Noi abbiamo investito 9 milioni di euro, anche lo Stato poi dopo ha fatto bandi in tal senso, e quindi sicuramente quest'anno le aule e le scuole saranno più sicure. Abbiamo iniziato questo monitoraggio con i tamponi salivari per istituti sentinella. Ecco, il nostro obiettivo è estendere questo monitoraggio a più istituti possibili. Solamente avendo attenzione, ha proseguito Latini, e monitorando in modo concreto l'andamento della pandemia, possiamo arginare il virus. La dedizione di chi tutti i giorni permette alla campanella di suonare l'inizio, ha aggiunto l'assessore, se è vero come vero che la scuola è un forte motore culturale e di sviluppo economico, è un grande contributo all'intera società. Ringrazio di cuore gli insegnanti, tutto il personale scolastico, i dirigenti, l'ufficio regionale scolastico, che tutti insieme hanno fatto sì che questo periodo difficile sia stato superato nel migliore dei modi. Vi auguro un buon anno scolastico, una buona ripartenza a tutti i ragazzi che sono il nostro futuro e anche agli insegnanti, perché veramente un applauso e un grazie va loro per il grande lavoro svolto in questo periodo difficile e di emergenza. Buon inizio anno scolastico a tutti.
Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati registrati 173 positivi al Covid, di cui 12 in provincia di Pesaro Urbino. In testa però per numero di contagi c'è Macerata con 59 nuovi casi. Negli ospedali della regione i ricoveri per Covid sono 83, più uno rispetto a ieri. Resta stabile il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre cresce leggermente quello dei degenti in semi-intensiva. Nell'ultima giornata non si sono verificati decessi legati al virus. Ed ora ci spostiamo a Iesi, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in via Santa Lucia per l'incendio di un fienile. Le fiamme si sono propagate anche su parte del casolare adiacente al deposito di fieno. La squadra di Iesi, in collaborazione con i colleghi di Arcevia, Ancona e Senigallia, hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano danni a persone sul posto, anche il funzionario dei vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia di Stato e i vigili urbani. Festa grande per la comunità di Calcinelli di Colli al Metauro. Ieri sera si è insediato il nuovo parroco Don Matteo Pucci, che guiderà per 9 anni la parrocchia Santa Croce. Ha seguito la celebrazione Filippo Pucci. Piazza del Metauro di Calcinelli non è riuscita a contenere le tante persone intervenute in occasione del nuovo insediamento di Don Matteo Pucci. Festa grande ieri sera per la parrocchia Santa Croce e la comunità di Colli al Metauro. Dopo la perdita di Don Giuseppe Monaco lo scorso gennaio, oggi i fedeli e la chiesa tutta festeggiano l'entrata del giovane parroco. Nato a Fano il 12 settembre del 1984, Don Matteo è stato ordinato sacerdote nell'ottobre del 2011 e ricevette l'incarico di viceparroco nella parrocchia Santa Maria Goretti a Fano, dove ha ricoperto il suo ruolo fino ad oggi. Questa sera grandi gioie, emozioni di gratitudine per tutta la mia vicenda, la mia storia, e questa sera dove le persone sono state molto accoglienti, e ringrazio il Vescovo che è stato molto paterno per me e mi ha donato una comunità di cui prendermi cura. E questo per me è un grande dono che mi permetterà di esprimere tutta la paternità spirituale che la Chiesa mi ha affidato. Una serata di grandi emozioni e di incontro. Alla cerimonia, oltre alle autorità civili e militari, presenti anche il babbo Alceo e la mamma Palmira, la sorella, gli zii, i cugini, i nipoti e così via. Molti i giovani intervenuti anche dalle varie realtà parrocchiali, gli scout, il coro, la banda e i sacerdoti. A presiedere la celebrazione il vescovo Armando Trasarti. Guidare una comunità, guidare una diocesi, un territorio, stare insieme ad altri preti, farsi carico oltre i confini, è come guidare un'orchestra. Lo spartito non lo inventi tu, ce l'ha dato Gesù Cristo con il suo vivere e il suo morire, con i Vangeli, con la tradizione e con la Chiesa. Mi raccomando, fa in modo che l'orchestra, il popolo di Dio, i confratelli, il vescovo possano ognuno stare dentro questa musica di armonia. Inoltre Don Matteo, che rimarrà in servizio per i prossimi 9 anni, durante il suo discorso ha elencato 3 aspetti importanti: salutare, ringraziare ed invitare. Il parroco ha voluto salutare tutti gli intervenuti, ma anche gli assenti che non hanno potuto essere presenti. Ha ringraziato tutti quelli che hanno reso possibile la serata e il suo lungo cammino fatto finora. Ed infine, invitare. Ho desiderato invitare tutti ad incontrarci il più possibile, a iniziare da giovedì in un incontro pubblico qui in questa meravigliosa piazza, dove potremo conoscerci meglio, con calma, facendo un dialogo informale con le istituzioni, le associazioni del territorio, ma anche i singoli cittadini. Infine abbiamo chiesto a Don Matteo i prossimi progetti futuri per la parrocchia. Sicuramente un'attenzione, un desiderio che porto nel cuore, un'attenzione, è quella di prendermi cura in modo particolare dei giovani, della fascia dei ragazzi e dei giovani, le loro famiglie e le persone più anziane che sono magari legate dalla malattia e sofferenti. Ecco, queste sono le parole che mi risuonano di più nel cuore, e poi vedremo i sogni che il Signore ci farà portare avanti insieme con la comunità. E
E vi ricordiamo che l'incontro con Don Matteo Pucci si svolgerà domani sera, giovedì 16 settembre alle 20:30 in Piazza del Metauro a Calcinelli. E adesso ci spostiamo al cimitero centrale di Fano, da dove ci sono arrivate due segnalazioni sullo stato di degrado della struttura. Queste foto riguardano le colonne rotte e piene di crepe al campo 8 e infiltrazioni d'acqua al campo 13. Un altro telespettatore domanda invece all'assessore competente Fabiola Tonelli se abbia fatto un giro al Camposanto, dove dal novembre scorso ci sono ancora i calcinacci appoggiati davanti alle tombe. Vorremmo trovare un cimitero più pulito, ci ha scritto, e pensate anche a chi è costretto a recarsi lì ogni giorno per far visita ai propri cari defunti. Dalla Trave andiamo nella zona del Belgatto, esattamente sulla strada del Carmine, da dove ci sono arrivate queste fotografie. È stata totalmente asfaltata, ci ha scritto un telespettatore. Peccato che sotto la quercia, al posto di togliere New Jersey di plastica, è stato più opportuno girarci intorno e lasciare un lavoro non eseguito a regola d'arte. Ma gli addetti del comune, che devono visionare i lavori, si chiede il cittadino, dove sono, tanto per cambiare, è un altro lavoro di viabilità fatto male. Ovviamente noi siamo qui a disposizione per una eventuale replica anche da parte del Comune. Cambiamo argomento, trascorre 5 mesi l'anno andando in giro per il mondo a documentare cosa accade al nostro pianeta a causa dei cambiamenti climatici. E questa sera Fabio Cappa sarà a Fano per parlare di finanza sostenibile. L'iniziativa rientra nel programma del Paese dei Balocchi. La nostra generazione ha purtroppo fallito con i propri figli, con i nostri figli. Cerchiamo di mettere un argine per non fallire anche con quelli che sono o saranno i nostri nipoti. Non c'è più tempo. È l'allarme lanciato da Fabio Cappa, 50 anni, esperto di finanza sostenibile, che vive nella valle del Monte Bianco, immerso in una natura sempre più minacciata dal genere umano. La causa principale, ci ha spiegato, è l'aumento delle emissioni di CO2 che genera l'effetto serra. Il riscaldamento del pianeta comporta lo scioglimento dei ghiacciai, l'aumento dei livelli dei mari e soprattutto gli eventi estremi, sempre più frequenti anche nel nostro paese. Quello che una volta accadeva ogni 100 anni, ha dichiarato, accadrà ogni anno. Cappa, che ha maturato oltre 35 anni di esperienza nel settore bancario, questa sera alle ore 21 terrà un convegno nella sala congressi dell'ex chiesa del Gonfalone a Fano. Non a caso il titolo scelto per l'appuntamento è La finanza sostenibile a supporto del pianeta, parole che ben si sposano con la mission del Paese dei Balocchi. Michele, dunque, continua il programma del Paese dei Balocchi? Sì, esatto, quest'anno questa Smart Edition è molto più allungata, magari non ci sono migliaia di persone che vengono al Paese dei Balocchi, ma queste serate sono veramente interessanti, ne abbiamo già fatte alcune, usciamo da questo concerto di Bungaro che è stato veramente eccezionale, ed oggi invece per questo anno dedicato alla parola di questa sera è sostenibilità. Sarà sicuramente una serata importante, perché è veramente una persona che in quell'ora che parlerà ci dirà delle cose molto interessanti. Voglio che i miei figli, si legge nel sito di Fabio Cappa, possano ascoltare il silenzio battato di una nevicata e riconoscano le orme dei cervi e dei camosci la mattina mentre spensierati e felici vanno a scuola, i colori di una barriera corallina, un gruppo di delfini che mi fa compagnia per tutta l'immersione. Il desiderio dell'esperto è che le future generazioni possano ancora contare su queste meraviglie. Purtroppo giro per documentare, perché ho ben chiaro quello che sta accadendo a causa dei cambiamenti climatici. Non c'è più il rischio di perdere qualcosa, c'è la certezza di perdere qualcosa, quindi sensibilizzare l'informazione, l'opinione pubblica, mandando dei messaggi e testimonianze dirette al fianco di quello che ci dice la scienza. Siamo a meno di un passo dal baratro, quello che sarà il nostro atteggiamento dei prossimi 10 anni determinerà il futuro del pianeta dei prossimi 10.000, quindi non abbiamo assolutamente più tempo da perdere. Che cosa possono fare istituzioni e cittadini? Mi piacerebbe poter dire mettiamo pannelli solari su ogni tetto, passiamo all'auto ibrida o elettrica, arriviamo a una differenziata veramente al 100% e ce la faremo. Purtroppo mentirei spudoratamente, siamo fuori tempo massimo. Questi rimedi, ha proseguito, per quanto fondamentali, avrebbero sortito effetti se il calendario avesse segnato una data del 1990. Ora quindi dobbiamo far perno sull'unica leva attorno alla quale gira il mondo, cioè il denaro. Dobbiamo smettere, ha detto Cappa, di finanziare con i nostri risparmi società che per pura miopia non realizzano la svolta sostenibile. È finito il tempo di non domandarci il fondo comune di investimento sul quale andiamo ad investire, che aziende sta finanziando col nostro denaro. Smettiamola di essere
complici, inconsapevoli, ma complici a quello che sta accadendo. Ancora segnalazioni, partiamo da una foto che ci arriva da Via del Fiume a Fano, dove questa mattina un nostro reporter di strada ha immortalato una vera discarica a cielo aperto vicina all'isola ecologica. Mentre gli ispettori aprono i sacchetti dell'indifferenziata, c'è scritto "qui non ci guarda nessuno". Altre foto invece sono state scattate nel sottopasso ciclopedonale nel quartiere di Centinarola a Fano, dopo i numerosi appelli dei residenti che hanno chiesto di installare paletti o transenne definitive e le promesse non ancora mantenute del comune, continuano a transitare scooter e ape car che spostano in continuazione New Jersey di plastica, ma intanto chiedono i cittadini perché non riempirli con acqua o ghiaia per renderli difficili da spostare. Ciclisti e pedoni rischiano la vita ogni giorno. Con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo uno speciale sulle elezioni comunali di Colli al Metauro con la lista Energia in Comune guidata da Candio Curina. Buona serata a tutti voi, arrivederci a domani.